Va ora in onda Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. 13ª trasmissione, le orchestrazioni, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. La puntata di oggi è dedicata ad un aspetto tecnico-musicale del catalogo di Maurice Ravel, alle orchestrazioni di pagine di altri compositori. I brani in programma presentano la quasi totalità delle trascrizioni raveliane, da Robert Schumann con il Carnaval Opera 9 a Claude Debussy, di cui ascolteremo le versioni per orchestra della Danse, meglio conosciuta come Tarantelle Styrienne del 1890, e della Sarabande, secondo brano della raccolta Pour le piano, composta tra il 1894 e il 1901. Infine, la celeberrima versione per orchestra dei quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky. Ravel, prima di dedicarsi alla trascrizione di composizioni altrui, si era dedicato e si dedicherà a orchestrare proprie pagine per pianoforte, Tombeau de Couperin, Ma Mère Loire, la celebre Pavane pour un enfant défunt, il Menuet antique, senza dimenticare la spettacolare e colorata versione per orchestra del quarto numero di Miroir, Alborada del Grazioso. Ravel stesso era un vero e proprio fautore della trascrizione. In questo, riallacciandosi alla tradizione in voga per tutto l'Ottocento, in cui la trascrizione per pianoforte era in uso e servì grandemente all'espansione della fama di autori come Beethoven e Brahms, per esempio. Ma se per i compositori romantici si può parlare di lavori per il pane quotidiano, nel processo compositivo di Ravel passare da pagine per pianoforte solo a orchestrazioni delle stesse serve per fissare e migliorare la già precisissima scrittura musicale. Nel 1914 Ravel viene chiamato dal coreografo e ballerino Václav Nijinsky, che si era separato dalla compagnia di Diaghilev ed aveva necessità delle musiche per le sue coreografie di Les Sylphides, la cui musica era formata dall'orchestrazione di pezzi per pianoforte di Chopin e di Carnaval su musica dell'omonimo ciclo pianistico di Schumann. In realtà le musiche delle due coreografie esistevano, ma erano in mano di Diaghilev, cui spettavano i diritti e di cui non intese disfarsene in favore del coreografo traditore Nijinsky. I balletti Sylphides e Carnaval furono presentati a Londra con la nuova orchestrazione di Ravel nel 1914 al Palace Theatre. La partitura delle Sylphides è andata perduta e di Carnaval sopravvivono quattro numeri, nonostante che Ravel, per certo, abbia orchestrato l'intero ciclo, come testimoniano la precedente orchestrazione che Diaghilev aveva commissionato a una serie di musicisti russi, tra cui Rimsky e Glazunov, e la testimonianza secondo cui una versione integrale era presente nella collezione di Romola Nijinsky, moglie del coreografo, e di cui se ne sono perse le tracce. I quattro numeri superstiti, pubblicati per la prima volta nel 1975, sono Préambule, Valse allemande Paganini, Marche des compagnons de David contre les Philistins. Il rapporto di elezione tra Ravel e Schumann risale agli anni di studio. È infatti del 1888 la pagina per solo pianoforte, variazioni su un tema di Schumann, esercizio compiuto per l'insegnante di contrappunto Charles René, una serie di variazioni sul corale Freue dich um meine Seele dall'album Für die Jugend, opera 68. Thank you.
Abbiamo ascoltato Da Carnaval di Robert Schumann, versione per orchestra, di Maurice Ravel, Préambule, Valse Allemande, Paganini, Marche des Compagnons de David contre les Philistins. La Minnesota Orchestra era diretta da Eiji Owe. Gli ascolti della puntata di oggi sono tratti tutti da un CD dell'orchestra del Minnesota che sotto l'intelligente bacchetta del suo ex direttore principale Eiji Owe esegue tutte le orchestrazioni di Ravel. Dall'orchestrazione di Carnaval e quadri di un'esposizione conviene ricordare un'altra orchestrazione, quella del Menuet Pompeux di Chabrier che abbiamo ascoltato nella seconda puntata. Modest Mussorgsky e i russi in generale avevano interessato e infiammato il circolo degli Apache già prima delle stagioni russe di Serge Diaghilev, per le quali Ravel orchestrerà e adatterà nel 1909 brani da Antar e Mlada di Nikolaj Rimsky-Korsakov e nel 1913, sempre per Diaghilev, rivedrà, completerà e modificherà in collaborazione con Stravinsky l'orchestrazione rimskiana della Covancina di Mussorgsky. Non nuovo quindi al linguaggio mussorgschiano, Ravel affronta l'impegno di orchestrare nel 1922 quadri di un'esposizione, rispondendo a una commissione del direttore d'orchestra russo Serge Koussevitzky e completando il lavoro nella quiete di Casa Dreyfus a Lyon-la-Forêt da maggio a settembre del 1922. Della partitura per pianoforte solo, che Ravel conobbe nell'edizione rimaneggiata di Rimsky-Korsakov, sono orchestrati tutti i numeri, salvo la promenade tra Samuel Goldberg e Schmull e il mercato di Limoges. La prima audizione del capolavoro di Mussorgsky-Ravel ebbe luogo a Parigi il 19 ottobre 1922 per i concerti Koussevitzky. Bisogna segnalare che i quadri, prima di Ravel, erano stati orchestrati parzialmente da Mikhail Tukhmanov, un allievo di Rimsky-Korsakov, e integralmente dal ceco Leo Funtek nel 1921, e quest'ultima trascrizione quasi certamente fu conosciuta in partitura da Ravel. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Abbiamo ascoltato di Modest Mussorgsky quadri di un'esposizione nell'orchestrazione di Maurice Ravel. Promenade, Gnomus, Promenade, il vecchio castello, Promenade, les Tuileries, Bidlo, Promenade, balletto dei pulcini nei loro gusci, Samuel Goldberg e Schmühle, il mercato di Limoges, Catacombe, Cum mortuis in lingua mortua, la capanna sulle zampe di gallina, Baba Yaga, la grande porta di Kiev. Minnesota Orchestra, direttore Eiji Uwe. Gli ultimi due lavori, le trascrizioni da Debussy della Sarabande e della Danse, furono compiuti tra il novembre e il dicembre 1922 all'indomani dei quadri. Sarabande e Danse non sono pagine fondamentali nel catalogo di Ravel e potremmo classificarle come omaggio alla memoria di Debussy scomparso nel 1918. La prima esecuzione di Sarabande e Danse avvenne a Parigi con Paul Paré ai Concerts Lamoureux il 18 marzo 1923. Ascoltiamole. Thank you.
Thank you.
Abbiamo ascoltato di Claude Debussy Saramande e Danse nell'orchestrazione di Maurice Ravel, Minnesota Orchestra, direttore Eiji Owe. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione. Loriano Confiantini e Luca Verni vi danno appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca di Maurice Ravel. Va ora in onda Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. 13ª trasmissione, le orchestrazioni, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.